Oggi è stato un incontro molto partecipato e molto importante. Si presenta un nuovo numero della rivista Edificando, che inquadriamo, te lo facciamo vedere, eccola qua, che è un numero che riassume e continua il percorso che è stato fatto dall'ultimo, dal precedente, che definiva alcune priorità dal punto di vista di ANCE, di costruttori edili, riguardo a quel tema che è centrale, la riqualificazione, la rigenerazione urbana, un tema sempre più importante. Il punto di vista di ANCE e le proposte di ANCE sono molto interessanti, lo sono state in campagna elettorale, alcune sono state recepite, alcune stanno per esserlo, e tutto il comparto politico sembra mostrare molto interesse. Sì, noi siamo molto felici di questo, perché fin dal numero precedente abbiamo esposto tutta una serie di proposte e alcune dobbiamo dire che sono state prese in considerazione. Quindi questo nuovo numero è servito per dar voce al sindaco, al presidente di Confindustria, al presidente della provincia e al presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, per fare il punto sulla città, per fare il punto della raccolta delle nostre proposte, come sono servite e come serviranno per il futuro. Nel prossimo numero probabilmente ascolteremo i candidati a sindaco che ora sono presenti in consiglio comunale per dar voce anche a loro e sentire dal loro punto di vista cosa sta cambiando nella città. La vostra proposta e la vostra visione di città riguarda appunto la rigenerazione urbana. Abbiamo parlato di raddoppio della portualità, di un incremento notevolissimo delle crociere e della necessità di rendere La Spezia una città europea. Sì, questa è la visione futura che vediamo oggi dagli sviluppi che si stanno susseguendo. E diciamo, la nostra attenzione va sia nel sollecitare la pubblica amministrazione alle infrastrutture, sia ci poniamo il problema che la città sia tutta vivibile. Cioè il nostro timore è quello di uno sviluppo particolare in zone particolari della città, con il progressivo abbandono di vecchi fabbricati e quindi anche con poi la nascita di problemi sociali. E proprio in quest'ottica stiamo insistendo molto sulla rigenerazione urbana. Oltre alla rigenerazione urbana, ovviamente vi siete anche resi disponibili ad intervenire direttamente, finanziariamente, dove è possibile, contribuendo voi stessi in prima persona, tramite la vostra finanza, a quello che sarà il futuro della città. Sì, la visione oggi dell'impresa edile non può più essere solo quella di costruzione di fabbricati ad uso di civile abitazione oppure di appalti pubblici, ma bisogna ricercare proprio la collaborazione con gli enti pubblici per sviluppare sinergie che possano mettere in atto il vero sviluppo sia per la città che per gli imprenditori.